noi abbiamo intercettato un finanziamento regionale Scuole Aperte e abbiamo scelto come partner di questo progetto la comunità Faro, che opera in questo territorio da molto tempo occupandosi di dipendenze. In realtà a noi interessava approfondire il tema delle nuove dipendenze nel quale sono coinvolti i nostri alunni nella fascia di età della scuola media. È un progetto che ha visto un lavoro intrapreso nel corso dei mesi con gli operatori, con psicologi, pedagogisti, con il nostro personale interno, con l'obiettivo di riflettere, di creare e alla fine di dar vita ad una iniziativa che è quella di stamattina, con lo scoprimento di un murale che è stato realizzato con uno street artist da parte degli alunni stessi. Il tema di questo murale appunto è la lotta alle nuove dipendenze da social, da cellulare e anche la ludopatia, che evidentemente è qualcosa che appartiene all'esperienza familiare degli alunni. Naturalmente esistono queste dipendenze, è sotto gli occhi di tutti il fatto che sin dalla più tenera età ai bambini, anche diciamo inconsapevolmente, forse anche senza rendersene conto, i genitori danno il cellulare ai bambini anche molto piccoli e loro naturalmente se ne appropriano perché sono nativi digitali, ma in questo modo diciamo ne viene intaccata la loro capacità relazionale, affettiva, il loro interesse verso il mondo reale, tutte le loro energie sono assorbite da questo mondo virtuale fatto di giochi, spesso giochi violenti. Ecco, noi siccome osserviamo tutti i giorni questa difficoltà che gli alunni hanno a staccarsi dall'oggetto fisico che è il cellulare, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di fare una proposta educativa. È chiaro che vorremmo che in famiglia nascesse questa consapevolezza. Però siamo convinti che perlomeno i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto siano stati in grado di comprendere e che modificheranno il loro stile di vita.